Ringrazio naturalmente dell'invito. Mi scuso, ma parlerei seduto perché non avendo proprio una vista d'aquila, dopo ho delle difficoltà con il maneggiare i testi, altrimenti. Ma rassicuro subito l'onorevole Fiano che qui non ci saranno polemiche pretestuose, ma anche perché devo dire che il mio è un no sofferto, perché quando ho sentito le prime illustrazioni delle linee di riforma da parte del governo, della sua impostazione, questa riforma mi trovava simpatico. Ero convinto che potesse essere una linea nella sua indirizzo generale da condividere. Perché? Innanzitutto perché si diceva interveniamo in modo mirato, non ci proponiamo grandi disegni come erano state la riforma del centrodestra, poi respinta dal popolo, come era stata la bicamerale D'Alema che non è mai arrivata a niente, come erano state altre. Noi interveniamo su aspetti mirati, scelti, e devo dire che gli aspetti scelti poi erano, a mio avviso, anche in parte azzeccati, come si fa a non condividere la diminuzione del numero dei parlamentari in un paese che ha più parlamentari di tutti gli altri. È evidente che una riduzione dei parlamentari è cosa buona e giusta. Come si fa a non condividere un Parlamento bicamerale che abbia però due camere diverse? Diverse per funzioni e diverse per composizione. Diceva un grande costituzionalista inglese dell'inizio del Novecento che se si fa un Parlamento con due Camere uguali, che fanno le stesse cose, l'unico motivo per fare due Camere è la moltiplicazione dei rappresentanti dei partiti. E questo indubbiamente, come si fa a dire che il titolo quinto, anche come uscito dalla riforma del 2001, cioè la disciplina delle regioni e delle autonomie locali, ha dato buon frutto. E devo dire, poi si prometteva anche un rafforzamento degli istituti di democrazia diretta. Ora, vi dico però perché una volta che ho letto la riforma, devo dire nelle sue varie stesure, e poi nella stesura finale, ho cambiato idea. Ed ho cambiato idea per una ragione che è semplice, anche se poi naturalmente è più difficile da spiegare che non un discorso più ampiamente politico. La ragione è questa. La Costituzione è in parte buona, in parte cattiva. Diciamo pure, io ne ho un'opinione forse un pochino più favorevole di quella che ne ha l'attuale maggioranza di governo in Parlamento, ma comunque certo che si può modificare la Costituzione. Però, siccome una Costituzione ce l'abbiamo già, dobbiamo considerare che la Costituzione e anche le sue modifiche devono essere, oltre che espressioni di indirizzo politico, di innovazione politica e così via, delle leggi. Le leggi sono buone quando hanno un buon contenuto politico, e su questo ciascuno giudica un po' come gli pare, e poi quando sono scritte in modo da poter essere applicate e da mantenere le promesse che fanno. Perché la Costituzione non è soltanto
un'espressione della comunità politica, ma è una legge tra le leggi, diceva un grande costituzionalista e presidente della Corte Costituzionale, Ezio Crisafulli. Cioè deve essere una norma giuridica chiara, precisa, applicabile. E devo dire che da questo punto di vista i difetti di questa riforma sono enormi. In parte alcune cose sono dette politicamente, ma non fatte. Una di queste cose sono gli istituti di democrazia diretta. Perché il famoso referendum popolare propositivo e di indirizzo non è previsto da questa legge. Perché si è introdotto, non basta una legge ordinaria, bisogna fare un'altra legge di riforma costituzionale. Cioè qui si è usata una tecnica che era una tecnica delle leggi degli anni 70, io me lo ricordo, quando si disse no. La riforma radiotelevisiva non la facciamo e per ora può trasmettere uno solo, però poi faremo un bell'assetto pluralistico. Poi purtroppo lì sono corsi più di 10 anni e non vorrei che accadesse la stessa cosa. Cioè qui il legislatore promette ma non fa, non c'è nulla di immediatamente operativo in queste norme. E mi permetto di dire anche che non sono tanto d'accordo sulla riforma dell'articolo 75 della Costituzione sul referendum. Qui in pratica la riforma in che cosa consiste? Voi sapete che è sempre molto difficile raggiungere il quorum del referendum, che attualmente è stabilito al 50%, almeno il 50% degli aventi diritto al voto deve andare a votare. Qui cosa si fa? Si dice, beh, se invece che 500.000 firme ne raccogliete 800.000, si toglie il quorum. Ora, questo è di per sé irrazionale, perché sì, si abbassa, delle due l'una. O il quorum del 50% più uno dei votanti ha senso per garantire l'attendibilità, perché se si va a votare in troppo pochi il referendum non è attendibile, o non ce l'ha. Non è che perché i proponenti sono 300.000 in più la cosa cambia. Inoltre, il vero problema del referendum non è questo, come tutti sanno. Il problema è che prima di avere il giudizio se il quesito che voglio proporre è ammissibile, devo raccogliere tutte le firme. Cioè tutte 800.000, tutte 500.000 e poi solo dopo andare alla Corte Costituzionale. E in quella chiave lì è chiaro che il referendum è uno strumento largamente spuntato. Ecco, ma devo dire, i guai peggiori però, secondo me, sono altri. E sono perché qui ci sono dei difetti tecnici che però non sono dei difetti tecnici. Alcuni, poi lo dirò, sono voluti e questo è un problema, ma cioè costruiti ad arte, ma sono difetti tecnici che minano l'applicazione della legge. Primo, la composizione del Senato. Io di per sé non ci trovo in nulla di scandaloso nel fatto che siano i consigli regionali ad eleggere i senatori. Se fosse così però, perché qui non è così. La legge attuativa sarà difficilissima da fare, perché in realtà la norma sul Senato dice due cose tra di loro in patente contrasto. Uno dice, sono eletti i senatori, dai consigli regionali con anche i sindaci, eccetera, con metodo proporzionale, il che lascerebbe pensare che qui il consiglio regionale ha una libertà di scelta, come hanno i consiglieri regionali che, al pari dei parlamentari, non hanno vincolo di mandato per espressa disposizione costituzionale, cioè non possono avere un vincolo su come votano. Dopodiché c'è un'altra norma introdotta in sede parlamentare che dice, però l'elezione deve essere in conformità alla volontà degli elettori, usando, badate bene, un'espressione che per i giuristi è univoca, non vuol dire guardando anche alla volontà degli elettori, no, no, vuol dire proprio che ci deve essere una conformità alla volontà degli elettori. Allora io non so come si metteranno insieme le due formule, ma comunque si mettono insieme o è violata l'una o è violata l'altra di questi due principi.
mi pare, o è molto facile che lo siano. Ma il peggio, devo dire, viene sul procedimento legislativo bicamerale. Io non so come gli uffici del Senato abbiano fatto il conto dicendo che sono il 2,5 le leggi che vanno, perché qui è una questione di interpretazione. Allora, in quelle materie che vi citava già l'onorevole Fiano, non le ripeto, in cui ci vuole la legge, la delibera del Senato e anche quella della Camera, ce ne sono due che sono micidiali. Perché sono le funzioni fondamentali dei comuni e delle province metropolitane. Allora, se uno va a vedere quante leggi amministrative toccano le funzioni dei comuni o delle città metropolitane, si arriva, secondo me, così a spanne, ad una percentuale di leggi amministrative che toccano funzioni di questi due enti intorno all'80%, senza esagerare. Passano tutti dalla mia commissione, faccio il capolavoro prima commissione, Ma c'hai con te me... l'80% del mio lavoro ma lo l'avete condivido. letto il testo? Qui c'è scritto funzioni fondamentali dei comuni. Funzioni fondamentali Io dei faccio il comuni. capolavoro in prima commissione. Se avessi ragione tu, l'80% del mio lavoro sarebbe, lo Fammi prenderei. finire, scusa, perché io non ti ho interrotto. No, dopodiché ci sono tutte le leggi dedicate all'attuazione del diritto comunitario, che oggi copre un largo spettro, non sono le leggi, i trattati, sono le norme, così è scritto, di attuazione del diritto comunitario. Può darsi che lo scritto abbia tradito, la formula abbia tradito l'intenzione. Ma questo è molto grave, perché questa riforma, che succede se una legge che doveva essere approvata solo dalla Camera viene approvata sia da Camera che da Senato e invece una legge che doveva essere approvata da tutte e due viene approvata solo dalla Camera? Succede che, sebbene la legge introduca anche una specie di sistema arbitrale per cui i presidenti delle Camere possono mettersi d'accordo sulla competenza, la legge però è sicuramente incostituzionale perché c'è una formula che lo dice. Quindi, cos'è funzioni dei comuni, funzioni fondamentali dei comuni o cos'è attuazione del diritto comunitario? Non lo potete dire voi, perché lo dirà la Corte Costituzionale sulle innumerevoli ricorsi dei cittadini contro le leggi del Parlamento per aver violato le regole sul riparto dei procedimenti legislativi. E questa non mi pare, con tutta franchezza, una semplificazione. Questo è tutto meno che una semplificazione. La norma sul Presidente della Repubblica. Io devo dire, parlando con alcuni dei massimi fautori di questa riforma, ho cercato di almeno di strappare l'ammissione che qui era sfuggito proprio un errore, e sono tuttora convinto che sia una. Perché il Presidente della Repubblica è eletto con i 3/5 dei votanti, vuol dire il Presidente della Repubblica eleggibile con una maggioranza che è inferiore, che può essere inferiore a quella necessaria per dare la fiducia al governo. Mi spiego. Intanto, attenzione, l'elezione del Presidente della Repubblica è una deliberazione particolare, esposta al moltiplicarsi degli scrutini e ai colpi di mano e ai giochetti. Io non so, dico, potrei citarvene una trentina di situazioni poi risoltesi, alcune sì, alcune no, in cui sono successi disastri, anche nella elezione dello stesso presidente in successione ma forse basterebbe ricordarsi della seconda elezione di Napolitano e del clima e del modo in cui questa è maturata. Quindi attenzione, i casi di scuola ci sono tutti, c'è il caso di scuola in cui ci vanno in pochi. E
E questo è drammatizzato dal fatto che l'elezione è a scrutinio segreto, appunto, e che è fatta dal Parlamento in seduta comune e non si è detto nemmeno che c'è il quorum, cosa non scontata per il Parlamento in seduta comune, perché è la prima volta che per il Parlamento in seduta comune hai messo una maggioranza rapportata ai votanti anziché ai componenti dell'Assemblea, che naturalmente è tutta un'altra cosa. Allora, se lì va il 40%, altro che si va molto sotto la maggioranza per l'elezione. Qui mi permetto di dire, l'errore sta nel fatto di aver ragguagliato il quorum ai votanti. Ma questo però cambia, attenzione, anche proprio in chiave sistematica la posizione del Presidente della Repubblica. Perché un organo di garanzia che però può essere eletto con una maggioranza più ridotta di quella con cui il governo riceve la fiducia, insomma, ha il tipo di legittimazione democratica che ciascuno può ricavare. Le regioni, questo è uno dei punti più delicati. Io devo dire che anche qui, quando mi hanno detto, ma però vogliamo un po' riportare alcune materie al centro per l'eguaglianza delle garanzie, per la... No, io non ero del tutto in disaccordo, benché sia stato storicamente fino da ragazzo un regionalista, però devo dire l'esperienza mi ha un po' temprato da questo punto di vista. E però anche qui, intanto, ecco, il valore della diversità delle regioni. Vogliamo dire una parola sul fatto che la prima cosa da toccare sono le regioni speciali? Che ci sono due regioni, soprattutto la Sicilia, il Trentino, Alto Adige, che hanno un ordinamento anche quante risorse che non ha nessuno. Certo, io ora faccio la battuta per sottrarmi alla volgarità sul Trentino Alto Adige. Tu mi puoi dire che le strade del Trentino, di montagna del Trentino Alto Adige sono le migliori del mondo. Il problema è che per manutenere un metro di strada il Trentino Alto Adige ha a disposizione quattro volte quello che ha la Lombardia. E questo non ha una spiegazione. Allora qui sulla specialità bisogna riflettere. Cominciare dal fatto che, attenzione, i paesi che hanno davvero delle specialità regionali, l'esempio più evidente è la Spagna, dove ogni comunità autonoma regionale in realtà, sono tutti paesi che hanno dei problemi di secessione, di spinte secessioniste, non sono nate ora, anche in Spagna, sono molto risalenti ed hanno proprio giustificato l'ordinamento. Ma al di là di questo, ecco, in che cosa è consistito qui questo, dov'è qui il baco della riforma? Nel fatto che per ridefinire i rapporti tra Stato e Regioni si sono utilizzate formule nuove. Allora, si semplifica, si elimina la potestà concorrente, cioè c'era un elenco di materie in cui... che era particolarmente complicato, in cui il riparto era particolarmente complicato perché allo Stato spettavano i principi fondamentali, qualunque cosa ciò significasse della materia, e alle regioni l'attuazione di dettaglio. Allora si è detto eliminiamo, dopodiché però in alcune materie si è detto no, qui lo Stato si deve limitare non ai principi fondamentali, alle norme generali. Ora, siccome per capire qualcosa di cos'erano i principi fondamentali ci sono voluti 20 anni di giurisprudenza della Corte Costituzionale, metti le norme generali, che cosa sia cambiato non si sa e si ricomincia da capo. Anche qui bisognerebbe considerare il fatto che quando si fanno le riforme non si agisce nel vuoto, si agisce su una cosa che c'è già. Allora tu devi pensare alla cosa com'è, come la vuoi cambiare, e devi cambiare conseguentemente la legge. E anche la clausola di salvaguardia, quella che dicono sia l'interesse generale, che si fa con legge bicamerale su proposta del governo. In realtà, no, perché
supremazia in parte è vero perché dipende soltanto dal, ma si dice l'interesse generale per farci capire che cosa significa che si può entrare nelle competenze regionali per l'unità giuridica o economica della Repubblica. Boh, anche questa è una forma, non era mai stata utilizzata, è tutta da esplorare e non può significare l'interesse generale, perché l'interesse generale c'era già, è stato tolto e non viene rimesso, quindi questa è una cosa diversa. Altra cosa che impegnerà la Corte Costituzionale, un dato curioso di questa riforma è che mentre si dice sempre bisogna che i giudici non si avventurino nell'interpretazione, poi gli diamo in interpretazioni troppo ardite o strane, poi gli diamo sempre in mano delle norme che rendono queste interpretazioni strane e ardite possibili. Allora, io qui non mi voglio diffondere oltre, credo che questo possa bastare in linea generale. Quello che io vi invito a leggerla con attenzione, questa riforma. Non abbiate paura magari di non essere giuristi esperti, eccetera, perché guardate che quando non la capisce un uomo normale, nella legge vuol dire che qualche cosa che non c'è, che non va, c'è sempre. Allora, le difficoltà sono di attuazione. Ecco, qui c'è un argomento, io lascio da parte i toni millenaristici che alcuni fautori della riforma, perché ci sono i millenaristi, cioè che gridano al disastro tra i fautori del no, ma poi ci sono anche tra i fautori del sì, quelli che dicono è un disastro se non passa la riforma. C'è un carissimo collega che ha scritto che questa riforma risolve una crisi politica che in Italia dura da 70 anni. Allora uno dice, oh, 70 anni, quindi è la caduta del fascismo che ci ha messo in crisi. No. Ora, ecco, quindi cerchiamo di mantenere... Qual è il problema? Anche i fautori del sì, vi leggo la formula che utilizzano nel manifesto del sì, dicono il testo non è né potrebbe essere privo di difetti e discrasie. Dopodiché questi illustri costituzionalisti, questo mi preme dirlo perché di questo chi sta in Parlamento e fa politica non ha colpa, dicono però è chiaro che le leggi le fanno i politici e i professori devono tacere. Anche uno ha un momento di perché sembra che stiano dicendo all'inizio che siccome la fanno i politici è logico che ci siano i difetti e le discrasie, cosa questa falsa, ma invece poi le leggi vanno viste, anche le proposte di legge, per capire appunto se e quanto funzionano. L'altra argomentazione, quella diciamo più effettivamente a cui rispondere, è, dice, ma guardate che appunto è vero quello che diceva prima l'onorevole Fiano, ma anche i costituenti hanno fatto delle cose sbagliate che si sono poi rivelate da cambiare, magari erano difficili perché il titolo quinto già è stato ma cambiato una volta e il cambiamento non era più felice di quello iniziale che diciamo non era la parte che ha funzionato meglio della Costituzione del 1948. Sì, ecco, però la cosa che qui io devo dire un po' come costituzionalista ma anche come cittadino stento a tollerare sono due cose. La prima cosa è che alcune di queste difetti sono intenzionali. Questo, non intenzionali non come difetti, ma come dire, sono stati scritte così sapendo che non erano scritte bene e dicendo ma chi se ne importa, se no non si trova l'accordo politico. Così è per la norma che dice il Senato lo elegge il Consiglio regionale, poi lo elegge in conformità agli elettori, lì ha giocato nell'esame parlamentare. La diatriba che c'è sempre stata su ogni proposta di riforma del Senato dei senatori che vogliono l'elezione diretta. Quello sul Presidente della Repubblica probabilmente un errore,
Volute sono anche le cose sulle regioni, perché a un certo punto non ci si trovava d'accordo, c'erano i federalisti, quelli un po' meno federalisti, quelli accentratori, eccetera. Cambiamo tutte le formule, così ci troviamo d'accordo, ma cambiare le formule vuol dire far ripartire da capo la interpretazione della Costituzione, riportare i conflitti tra Stato e Regioni all'anno zero. Come avvocato potrei anche essere contento, ma insomma francamente preferirei di no. Ecco, e alcune cose, ecco, si sa che non ci sono in questa riforma costituzionale i referendum propositivi o di indirizzo, che sono una cosa secondo me effettivamente molto importante, però si dice abbiamo dato un segnale politico. Ecco, e lì io devo dire è il momento in quando mi cominciano a parlare di progetto, segnale politico, ormai come cittadino, non solo come giurista, non stacco la spina, perché questo paese, per la sua promozione internazionale, per il suo reale funzionamento, ha bisogno di fare le cose bene. E allora, siccome non siamo millenaristi, non succedono sfracelli, salvo il fatto che secondo me alcune cose non funzioneranno e questo porterà dei problemi, ma tutto si può risolvere se vince il sì, ma non succedono sfracelli neanche se vince il no. Perché, visto che questa riforma ha le discrasie e i difetti, che sono discrasie e difetti che possono impedirne il funzionamento, e questo guardate non è bello, no? Perché ci sarà, supponiamo che passi il sì, c'è un momento di grande entusiasmo, anche dei mercati magari, però poi quando ci si accorge che in realtà molte cose non funzionano, non solo scema l'entusiasmo, ma ci si trova in alcuni casi in una condizione peggiore di quella di partenza. E allora l'approvazione della riforma è una scorciatoia. Noi in Italia siamo sempre andati avanti con le scorciatoie, non soltanto durante la Repubblica, anche prima. Qualcuno pensò addirittura al fascismo come una scorciatoia, quindi figuriamoci. E queste scorciatoie si sono sempre rivelate nella soluzione dei problemi delle allungatorie. Per cui la ragione del mio no è una ragione molto semplice. Questa riforma ha dei gravissimi difetti tecnici che ne rendono molto difficile il funzionamento. Io preferisco votare no e chiedere al Parlamento e per lui anche al governo una riforma che sia ben fatta. Credo che questo possa essere una richiesta legittima da parte dei cittadini.